Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. C'è posto per tutti. Non rinunciate alle vostre vacanze. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. Segui le offerte sul sito e prenota presso la tua agenzia di viaggi. Il Tuareg Tour Operator. Tutto un altro mondo da godere. Amici di Firruce TV, buon pomeriggio e benvenuti nella nuova puntata di Sua Eccellenza, il format interamente dedicato al calcio dilettantistico siciliano, come di consueto la solita panoramica dedicata ai campionati di eccellenza e promozione. Anche quest'oggi, come abbiamo fatto lunedì con l'appuntamento che mi ha visto affiancato a Giovanni Mazzola, questa volta un affiancamento virtuale, ma pur sempre un affiancamento con un collega. Si tratta di Vittorio Damiani della redazione di Gol Sicilia. Benvenuto Vittorio. Dunque Vittorio, tanta carne al fuoco, neanche a dirlo, non soltanto per il campo, anche per quanto è successo questa settimana in alcune piazze particolarmente bollenti. Mi viene da pensare al Mazara, mi viene da pensare a Caltanissetta, alla Nissa. In ogni caso, eccellenza che, in attesa di veder finire il mercato, di vedere iniziare sempre di più il campionato, ormai è praticamente una polveriera. Avevano mostrato di avere un budget che in realtà a questo punto scricchiola un po'. Diciamo che sono due polveriere al momento, Mazzara e la Nissa. Io mi auguro che presto riescano a risolvere tutto. Diciamo che il Mazzara, avendo cambiato allenatore, ha fatto un passo per la soluzione. In atto ancora, diciamo, tutto può succedere ancora alla Nissa. Adesso, quando vuoi tu, mi dici dove andare ad analizzare con precisione e analizziamo le due vicende in maniera diversa, perché c'è carne a fuoco a Mazzara e c'è carne al fuoco alla Nissa. Sì, partiamo appunto dal Mazzara. Io partirei dal mostrare quelli che sono i passaggi salienti dell'intervista rilasciata dal nuovo tecnico, da mister Iacono, che torna a Mazzara, torna in gialloblu dopo aver guidato la squadra canarina in Serie D, ha allenato anche a Marsala di recente, torna a scendere in campo, torna a indossare le scarpette da gioco, seppur ovviamente dalla panchina, lui che è stato anche uno stimato calciatore sempre in ambito dilettantistico. Quindi invito la regia a mandare in onda proprio gli highlights, in un certo senso, dell'intervista al nuovo allenatore del Mazzara. Dobbiamo cercare di riportarla dove l'avevo lasciata, quindi in Serie D, ma facendo un discorso di sacrifici enormi anche da parte mia per gli impegni che ho. Però venendo gli amici, venendo tante persone che mi hanno chiamato, volevano che accettassi l'incarico, dicendomi: se non vieni tu siamo costretti a prendere altre persone. Quindi a quel punto ho dovuto accettare. Devo vedere l'organico, anche se conosco diverse persone, perché due anni fa sono stato a Marsala, quindi ho incontrato tutti questi ragazzi come avversari. Cercheremo di dare una quadratura migliore, cercheremo di dare un po' di entusiasmo, cercheremo di dare tutto quello che si deve dare e cercheremo di fare il massimo. I campionati non si vincono parlando, i campionati si vincono giocando, facendo sacrifici e stare tutti attorno alla squadra. Io dico che purtroppo alla lunga la verità viene a galla. La verità di oggi è purtroppo che dobbiamo costruire molto velocemente l'entusiasmo, portare nuove leve anche all'interno della nostra squadra, e cercheremo. La cosa che mi dispiace è che è andato via un giocatore che nemmeno ho avuto la possibilità di parlargli, che è Iraci. Volevo magari solo ascoltarlo,
ma la società ha ritenuto opportuno di prendere una decisione loro quando io ancora giustamente non ero allenatore. Io ho ricevuto l'incarico ieri sera verso le 23:30, quindi mi hanno detto che dovevo decidere entro questa mattinata, mi sono preso la riflessione. Ho ricevuto tantissime telefonate da persone anche di un certo ceto e mi hanno detto Giovanni accetta perché sennò verrà qualcuno che noi non preferiamo. Ma i rapporti si creano avendo fiducia reciproca, avendo spirito di sacrificio, perché io sono stato calciatore, di solito i calciatori vogliono ma non vorrebbero dare, non è questo il concetto. L'allenatore se vuole deve dare, quindi deve essere un fatto di simbiosi, un fatto di essere maturi e capire che si deve remare tutti dalla stessa parte, se no ognuno ce ne andiamo a casa e lasciamo liberi tutti. È inutile andare avanti quando non c'è questo concetto. Il concetto si deve avere tutti, dirigenti, squadre, tifosi e aspettare il momento giusto per fare quadrato. Per me è importante quando vedo quello che mi danno in campo. Nel momento in cui lo vedo, gli farò una nuova intervista e gli dirò che lei ha ragione. Io voglio vedere l'uomo importante. L'uomo importante poi mi fa la squadra importante. L'uomo che fa i sacrifici e capisce che l'obiettivo è uno, e allora va bene. Allora io devo portare entusiasmo, devo portare tutto quello che c'è da portare come esperienza sia da calciatore che da giocatore, ma i campionati si vincono con il sacrificio e questi campionati vanno vinti quando hai la forza di chiudere le gare al fine primo tempo. Qua non c'è uno sballamento della società completamente, la rosa rimane tutta, ci è chiesto la cortesia di voler andare via per un fatto familiare, mi hanno riferito i dirigenti, noi l'abbiamo accontentato. Nel momento in cui parlerò con i giocatori non accontenteremo più nessuno, quindi la squadra metterà dentro, se ci saranno occasioni, qualche altro giocatore valido. Quindi noi i programmi rimangono quello che sono, ma i programmi devono essere svolti ora dai giocatori, dall'allenatore, dai tifosi, dai dirigenti e da tutti. E dunque, Vittorio, Mister Iacono non le ha mandate a dire, diciamo senza girarci troppo intorno. Un'intervista ben più lunga di ciò che abbiamo mostrato, in cui chiaramente siamo andati ovviamente al sodo e comunque alle parti più importanti, perché sono quelle in cui fa capire chiaramente che non è disposto ad accettare compromessi. Il ritorno a Mazzara lo vuole fare tenendo la situazione in mano e soprattutto senza fare alcun prigioniero. Con le idee chiare, si è presentato con uno che non vuol far passare il messaggio che Mazzara smobilita. In realtà ha anche ragione perché Mazzara non smobilita. E allora quello che è successo a Mazzara è chiaro: ci sono state delle divergenze tra la squadra e l'ex allenatore Dino Marino, cioè inutile girarci attorno, le divergenze sono state dal punto di vista tecnico-tattiche, diciamo la squadra e Dino Marino avevano diversità di vedute. E ad un certo punto la società si era schierata col mister perché comunque Dino Marino, diciamo, era un artefice di questo Mazzara in prima persona, era un artefice, aveva costruito la squadra in prima persona insieme al presidente Titone, insieme a tutto l'entourage, al direttore sportivo Calamia e a tutto l'entourage Canarino. Però, come si suol dire, non puoi cambiare 25 giocatori, devi per forza cambiare l'allenatore. Da lì il direttore sportivo Renzo Calamia e il presidente Davide Titone hanno avuto la soluzione sotto mano, nel senso hanno subito puntato sul ritorno di Giovanni Iacono. Giovanni Iacono si presenta, arriva con le idee chiare, da buon politico anche è uno che non le manda a dire, e diciamo che il Mazzara, tranne Benny Iraci, che comunque ha deciso per ragioni sue personali di cambiare progetto, mi dispiace però sentir dire ragioni personali, nel senso lì più che ragioni personali sono diversità di vedute sul progetto, cioè Benny Iraci ha scelto un progetto, il progetto Giara, rispetto al progetto Mazzara. Quindi diciamo l'unica cosa dell'intervista di Giovanni Iacono che a me personalmente, a titolo personale, non è piaciuta è quel punto lì. Però per il resto diciamo che Mazzara non smobilita, cioè a meno di clamorose complicazioni, i giocatori del Mazzara quelli sono e quelli resteranno, nel senso sarei sorpreso se partissero altri. Quindi il Mazzara adesso con Giovanni Iacono
Milano fa cerchio, ricomincia da capo, avrà giustamente un po' di settimane di ritardo perché comunque il nuovo allenatore dovrà ridare, diciamo, le sue idee alla squadra, però sono convinto che questo Mazzara farà bene perché l'entusiasmo comunque del presidente Titone, diciamo, non cambia, resta quello, nel senso c'è stato un piccolo problema di percorso che comunque può capitare, però il Mazzara rilancia, anche se ti devo dire che qualche società di Serie D, avendo visto questo piccolo caos che è successo con l'allenatore e con i giocatori, a qualche giocatore canarino si è interessato. Quindi ci sono delle squadre di Serie D che a qualche giocatore gialloblu si è interessata. Però il Mazzara farà quadrato e ripartirà così per com'è. Quindi Mario Erbini in un primo momento era dato per partente, stava per tornare al nord, stava per andare in Piemonte, però adesso con un nuovo allenatore rimane e farà parte dell'attacco, sarà la punta di diamante dell'attacco canarino. Quindi io mi riaspetto una ripartenza positiva del Mazzara. Diciamo, non diamo per morto questo Mazzara che rinascerà dalle proprie ceneri, se ceneri si possono chiamare queste della diatriba con Mister Marino. Sì, chiaramente sarebbe assurdo dire che il Mazzara con il cambio di guida tecnica e pur con la partenza comunque di un pezzo da 90, forse il pezzo da 90 per eccellenza del suo organico, ovvero sia Benny Raci, sia una squadra destinata a recitare un ruolo marginale. A proposito del Mazzara, a proposito comunque di quello che sarà il primo impegno ufficiale di Mister Giovanni Iacono sulla panchina canarina, io chiedo alla regia di mostrare quello che è il tabellone della seconda giornata del campionato di eccellenza, ovviamente in relazione al girone A, perché come possiamo vedere sarà il Mazzara di Mister Iacono ad avviare la giornata con la sfida contro il CUS Palermo. Gli altri incontri in programma sono Dolce Onorio Folgore di Castelvetrano contro Oratorio San Ciro e Giorgio Marineo, Monreale contro Nissa, Canicattì Unitas Sciacca, Castellammare Pro Favara, Castel Termini contro Acragas, Marsala contro Parmobal e San Cataldese contro Don Carlo Misilmeri. Le prime due gare, ovvero sia Castelvetrano Oratorio e Monreale Nissa, inizieranno col fischio d'inizio alle ore 15, le altre col fischio d'inizio alle 15:30. Sottolineando intanto il fatto che nell'unica gara, purtroppo unica gara disputata mercoledì, si è assistito al pareggio per 0-0 tra Unitas Sciacca e appunto il pareggio dell'Unitas Sciacca per 0-0. Vittorio, il fatto di partire, ovviamente Sciacca opposto al Castellammare, il fatto per il Mazzara di partire con una partita sulla carta morbida, perché il CUS Palermo è una squadra con tantissimi giovani e soprattutto con delle ambizioni, degli obiettivi ben chiari, ovvero sia cercare nei limiti del possibile di salvare la categoria. Potrebbe sembrare un esordio quantomeno per oliare i meccanismi e soprattutto per togliersi di dosso quella che è stata una sconfitta che per carità non è del tutto inaspettata perché la San Cataldese è squadra di rango, ma sicuramente è una sconfitta che nessuno a Mazara del Vallo si aspettava. Intanto ti posso dire che questa partita tra CUS Palermo e Mazzara si giocherà di domenica, si giocherà al 90% perché diciamo oggi al CUS aspettano l'esito dell'ultimo tampone, gli altri due erano negativi per tutto il gruppo, quindi diciamo se anche l'ultimo tampone oggi sarà negativo come tutti ci aspettiamo, la gara sarà domenica, quindi CUS Palermo e Mazzara si giocherà a Palermo domenica. Per quanto riguarda quello che dicevi, sì, sono completamente d'accordo con te, secondo me è una partita che serviva al Mazzara, diciamo è quella più morbida che poteva avere in questo momento, diciamo la più semplice per il momento tribolato del Mazzara. Il CUS Palermo sappiamo che è una squadra a budget zero, una squadra di giovani che ha comunque la sua forza nell'allenatore Giancarlo Ferrara, però diciamo non può opporsi ai nomi del Mazzara. Per quanto riguarda domenica scorsa si sono incontrate due squadre forti, ho visto la partita in diretta. Ho visto due squadre con i nomi altrettanto forti, cioè tutte e due allo stesso livello, però poi ho visto una squadra che giocava a calcio, che cercava la giocata, che cercava la profondità, che cercava le soluzioni come la San Cataldese, e poi ho visto una squadra come Mazzara che era nervosa nei suoi uomini chiave. Cioè, io già da domenica ho visto un Benny Raci che tra virgolette mandava a quel paese i compagni, l'allenatore e quant'altro, già si vedeva chiaramente nel video, e ho visto una squadra che lanciava, cioè lanciava lungo, palla lunga, e vediamo cosa si inventano là davanti. Quindi diciamo che domenica era quasi impossibile per questo Mazzara riuscire a battere un avversario di pari livello. Invece col CUS Palermo non sarà ovviamente semplice perché il CUS ci ha abituato a grandi prestazioni nel suo fortino di Palermo, però diciamo che il Mazzara con i nomi che ha è la partita giusta in questo momento per il Mazzara.
Sì, anche perché tra altre cose potrebbe servire anche al Mazzara il fatto che il calendario non offre esattamente degli impegni semplici alle rivali, almeno quelle sulla carta, per la vittoria del campionato, in primis la San Cataldese che per carità forte della vittoria sul campo del Vaccara ospita una Don Carlo Misilmeri che da un lato è una squadra dipinta come possibile outsider per la zona playoff e dall'altro lato soprattutto è una squadra al primo impegno in campionato visto il reiterato rinvio causa Covid della sfida col Monreale, sfida che da calendario, come reso noto dall'LND, si giocherà mercoledì, ovviamente al Giovanni Aloisio di Misilmeri, proprio per recuperare il rinvio di mercoledì scorso. Diciamo che dovessi metterlo in bolletta la San Cataldese non me la giocherei come risultato sicuro perché il Misilmeri è un osso duro, è una squadra che non regalerà niente per tutto il campionato. Non so, no, non ho la presunzione di dire dove possa arrivare questo Misilmeri, però diciamo che non è a livello del CUS Palermo, cioè il Misilmeri è tutt'altra squadra, è una squadra esperta, una squadra che ha degli elementi forti. Poi nell'ultimo arrivo serio, diciamo, lì ha fatto il salto di qualità definitivo. Diciamo che il Misilmeri potrebbe rappresentare quello che il ci ha rappresentato l'anno scorso, però d'altro canto diciamo che la San Cataldese nelle dichiarazioni di mister Settineri questo l'ha sottolineato, lo dobbiamo dire, perché diciamo che la San Cataldese non ha la presunzione di ospitare il Misilmeri sapendo di vincere assolutamente, quindi diciamo che la San Cataldese sa che arriverà un avversario forte, che arriverà un avversario comunque rodato, un avversario di categoria, sa che non avrà la partita semplice, poi magari vincerà, però dovrà sudare sette camicie per battere questo Misilmeri che è una bella squadra. Chiudiamo il lungo capitolo dedicato all'eccellenza girone A perché chiaramente questo è forse il doppio tema cardine di questo weekend, di questo secondo weekend di campionato che si avvicina. Abbiamo parlato tanto del Mazzara, ma non possiamo ignorare quello che è accaduto un po' più a sud nella nostra regione, ovvero sia a Caltanissetta. Dimissioni in blocco del tecnico Bognanni, che tra altre cose era arrivato poco prima che scoppiasse l'epidemia di Covid, era arrivato a fine gennaio. Alla Nissa, dimissioni anche da parte del direttore generale. Cosa sta succedendo a Caltanissetta, Vittorio? Allora, quello che sta succedendo l'hai detto tu per ultimo, lì tutto parte dalle dimissioni di Arialdo Giammusso, cioè nel momento in cui si dimette Arialdo Giammusso, che non è soltanto il direttore generale, ma è un imprenditore nisseno che contribuiva in larga parte al progetto Nissa, lì vengono meno alcune certezze per quanto riguarda l'allenatore, perché diciamo Arialdo Giammusso era il primo sostenitore, tra virgolette, il protettore di mister Bognanni, quindi diciamo Arialdo Giammusso aveva con sé avevamo un bagaglio con sé, tra cui faceva parte l'allenatore e poi facevano parte alcuni giocatori. Quindi Arialdo Giammusso non era soltanto il direttore generale in sé per sé, era di più alla Nissa. Queste dimissioni di Arialdo Giammusso, che ha avuto alcune divergenze con il resto della società, non potevano passare così. Io ieri scherzando, anzi non scherzando, cioè comunque parlando, confrontandomi con i miei colleghi nel nostro gruppo WhatsApp, dicevo: guarda, secondo me se la Nissa non dovesse fare risultato a Monreale, il prossimo a saltare sarà mister Bognanni. Non per demerito di mister Bognanni, ma perché diciamo, erano dei tasselli che sarebbero andati così. Infatti diciamo, mi ha sorpreso, ma non troppo, queste dimissioni oggi del mister Bognanni, che si è dimesso facendo comunque una parte da uomo, perché comunque lui col DG Giammusso era venuto e quindi con lui se ne va. Quindi cioè, è stata una scelta di un uomo che non è rimasto legato alla propria panchina, ma che ha dato fede alla sua. Diciamo, a chi era il suo primo sostenitore. Abbiamo annunciato anche oggi su Gol Sicilia l'addio di Mariano Cordaro. Ieri sera Mariano Cordaro si è visto con la nuova società perché è entrato a far parte anche un socio nuovo alla Nissa e si è visto con la società e insieme, consensualmente, hanno deciso di risolvere anche il contratto di Mariano Cordaro. Mariano Cordaro che adesso sarà un profilo comunque sul mercato, un profilo che farà gola a diversi club. Ti dicevo che comunque secondo me Cordaro non sarà l'unico giocatore ad andar via. Adesso noi non l'abbiamo ancora scritta, però Totò Treppiedi potrebbe essere un altro, il prossimo a dire addio alla Nissa. Ti chiudo il capitolo Nissa con i primi nomi per quanto riguarda il post Bognanni. Il nome forte che è uscito questa mattina, diciamo stamattina proprio sono arrivate le dimissioni di mister Bognanni, quindi diciamo sono ancora i primi nomi, non c'è nulla di certo, però il primo nome sulla lista del DS Cammarata è quello di Totò Bruculeri, con cui ha lavorato in passato a Gela, da non sottovalutare, neanche le piste
che portano a Gaetano Di Maria, sarebbe un ritorno per lui alla Nizza, è quella di Peppe Anastasi, che insieme al DS Cammarata ha lavorato ad Acireale. Diciamo, sono ancora i primi nomi, fino a stasera ancora tutto può succedere. Di sicuro non mi aspettavo oggi, venerdì, che la Nizza cercasse un nuovo allenatore. E questa è un'altra situazione particolarmente bollente nello scenario del girone A di eccellenza. Noi ci lasciamo per un minutino, giusto il tempo di un paio di spot pubblicitari, poi torneremo con Sua Eccellenza per parlare dell'eccellenza girone B con la coppia dei sogni, Iraci Concialdi, che si ricompone in quel di Giarre, e poi ampio capitolo dedicato alla promozione. Restate con noi. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. C'è posto per tutti. Non rinunciate alle vostre vacanze. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. Segui le offerte sul sito e prenota presso la tua agenzia di viaggi. Il Tuareg Tour Operator. Tutto un altro mondo da godere. Dunque, rientriamo in studio. Seconda parte di Sua Eccellenza, che parte subito con il girone B di eccellenza per l'appunto. Invito la regia a mostrare il tabellone con le gare in programma in questo weekend, partendo da Atletico Catania contro Igea, poi AC Catena Carlentini, Enna, AC Sant'Antonio, Giarre, Real Siracusa Belvedere, Ionica Santa Croce, Siracusa Acque Dolci, Palazzolo Mascalucia San Pio X e infine Virtus Ispica contro Ragusa. Come dicevo prima, del lancio della pubblicità, si è ricomposta a Giarre la coppia dei sogni che si è vista per ultima l'anno scorso a Sant'Agata, ovvero sia quella che vede i palermitani purosangue Benny Iraci e Concialdi e Pierino Concialdi. Tra l'altro, cosa, una coppia che stava per comporsi già un mese fa, quando sembrava che ci fosse l'accordo, quantomeno verbale o quantomeno annunciato, dal Mazzara. Poi non se n'è fatto più nulla. Piero ha deciso di restare nel versante est della Sicilia presso una società, e qui chiamo in causa il collega Vittorio Damiani di Gol Sicilia, un versante orientale che quest'anno forse sulla carta sembra un po' meno ricco di pretendenti per la vittoria, perché in questo momento il Giarre, a maggior ragione con l'arrivo di Iraci, sembra avere una marcia in più. Allora sì, che il Giarre abbia una marcia in più oggi dopo l'arrivo di Iraci è un dato scontato, un dato che è sotto gli occhi di tutti. Diciamo che la pretendente al titolo per antonomasia è il Siracusa, perché il Siracusa come blasone, come piazza, come storia non può partecipare al campionato soltanto per partecipare, ma deve partecipare per vincere. Oltre al Giarre e al Siracusa, due sono le altre squadre che a me particolarmente piacciono per come sono state costruite. Una è l'Igea 1946 del presidente Barresi, che ha nell'allenatore Furnari, diciamo, l'uomo in più, perché negli ultimi 4 anni mister Furnari ha vinto 3 campionati e ha fatto una salvezza col Città di Messina in Serie D. Quindi questi sono i numeri di mister Giuseppe Furnari. L'altra squadra che a me piace particolarmente è l'Enna di mister Seppi Catania, che l'anno scorso faceva il girone A. L'Enna è una bella squadra perché ha Ezequiel Messina, Pablo Bisciuga, doppio argentino a centrocampo, sono tanta roba. In attacco c'è Amaya, ex del Biancaville, che ha fatto tanta Serie D negli ultimi anni. In difesa ha uno come Omar Diop, che non è assolutamente da sottovalutare. Gli altri due argentini, perché diciamo che è molto, molto sul tango l'Enna di quest'anno, con Navarrete, con Franzino. Diciamo che, ok, il Giarre, con quegli uomini che ha lì davanti, adesso li andiamo ad analizzare, dovrebbe avere oggi una marcia in più, però le altre tre diciamo che non sono da meno. Il Siracusa ha dei nomi importanti, anche se in questo momento, anche lì, come è successo a Mazzara, hanno cambiato allenatore in corsa. Dopo la Coppa Italia hanno cambiato Mister Schifo a favore di Giovanni Gnoffo, e quindi ha, diciamo, un po' attardata, però io non sottovaluterei né il Siracusa, né l'Igea, né l'Enna. Per quanto riguarda il Giarre, lì davanti, io ieri scherzavo col direttore Fabio Arena,
stavamo messaggiando, gli ho detto: direttore, guarda, a Giarre ti devono fare una statua per il mercato che hai fatto, perché è un mercato grandi firme, un mercato di giocatori impressionanti, tutti che giocavano, tra chi ha vinto il campionato perché ha preso giocatori del Sant'Agata e del Paternò, a chi è arrivato secondo perché ha preso comunque giocatori del Canicattì, giocatori del Rosolini, quindi ha preso tutti i giocatori che erano abituati e che l'anno scorso hanno lottato per vincere. E poi lì davanti, ragazzi, ieri poi dicevo proprio al DS Arena, ho detto: adesso la patata bollente l'hai passata a mister Cacciola, perché è lui che deve sistemare questa squadra. Io, scherzando, ho detto che secondo me un 4-2-3-1 sarebbe ideale per questo Giarre, perché se tu metti nei tre Cocimano dietro la punta, con Cialdi e Raci ai due lati, e Agudiak, il toro Agudiak, che è un attaccante assolutamente da non sottovalutare, lì davanti, diciamo che ce n'è per pochi, cioè poche squadre possono vantare questo poker offensivo. Qualche giorno fa lo poteva vantare il Mazzara, ma adesso penso che il Giarre sia superiore. Il problema di questo mercato è che è cominciato in fretta, quindi chi ha dato tanto nei primi giorni adesso rischia di perdere qualcosa, e il Giarre, diciamo, ha avuto invece una crescita costante fino ad arrivare a questo poker là davanti, che davvero, davvero fa paura. Io ad oggi il poker offensivo del Giarre mi fa paura. Sì, anche perché tra altre cose non dimentichiamo che il Giarre fino a circa una settimana fa aveva tra le sue fila un certo Matera che è tornato a Canicattì, squadra che non abbiamo menzionato poc'anzi a proposito del girone A, altra squadra che sicuramente farà vedere il suo valore. Hai parlato giustamente dell'Enna, Sebi Catania l'anno scorso è arrivato e ha fatto subito finale di Coppa Italia a San Cataldo proprio contro il Giarre che ha avuto alla fine la meglio ben oltre la soglia dei 90 minuti. Ne parlavamo anche all'inizio della settimana con Giovanni Mazzola. Questa è una squadra che al di là dei nomi che hai fatto tu, che sono sicuramente nomi di primo ordine, può anche contare su quello che è un fattore campo, perché lo stadio di Enna, a maggior ragione quando sarà pieno, e questo è un altro tema che voglio toccare con te, ovvero sia quello di quanto le squadre di vertice, forse più l'Enna, forse più il Siracusa rispetto magari al Giarre, possono essere penalizzate dal fatto che per il momento, in attesa ovviamente di maggiori chiarimenti dal governo, comunque dal governo regionale, gli stadi saranno chiusi o comunque saranno aperti soltanto a pochi intimi. Allora sì, sicuramente saranno penalizzati e non poco. Io penso soprattutto anche alla Serie D, dove ci sono squadre come Acireale, come Licata, che del pubblico fanno una risorsa fondamentale, perché comunque parliamoci chiaro, in Serie D una squadra come la Cirana, una squadra come Licata, dagli incassi del botteghino ci fa la squadra, nel senso non tutta, ma una buona percentuale. In Eccellenza sì, si farà valere, si farà sentire l'assenza del pubblico, soprattutto ad Enna, perché l'Enna ha una tifoseria calda, una tifoseria molto 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 partecipe. La stessa cosa a Siracusa, anche se parlando di Siracusa dobbiamo dire che c'è stato un minimo di disaffezione da parte del pubblico in questo momento, quindi diciamo che se magari Siracusa parte, fa un po' di risultati e poi aprono le porte, non è proprio da buttare, perché comunque fa capire alla piazza che ci sono le intenzioni serie, che questa squadra va. Nel momento in cui aprono le porte, magari subito ci sarà accorreranno in massa i tifosi, mentre se magari avessero già aperto già domenica, magari comunque la partecipazione del pubblico non sarebbe stata al 100% quella che si aspettava la società. Comunque, diciamo che per quanto riguarda il pubblico, io voglio dirlo, c'è un po' di confusione, nel senso io penso che la Lega in primis dovrebbe prendersi una posizione chiara. Non è possibile che la questura di Catania, per esempio, ha aperto ai 1.000 tifosi, la questura di Ragusa, la questura di Messina no. Diciamo, c'è un po' di confusione per quanto riguarda questa cosa delle porte aperte e chiuse. Diciamo che secondo me serve una presa di posizione ben precisa da parte della Lega. Adesso io mi auguro che col prossimo decreto del 7 ottobre, mi sembra che ci sia una linea che valga per tutti, e non a Giarre magari ci sono 1.000 tifosi, mentre ad Aci Sant'Antonio, per dirne una, ci sono le porte chiuse, tra Aci Sant'Antonio e Giarre, e diciamo la distanza è minima. Al di là della questura, questo vale anche per gli stadi che abbiamo, perché non tutti sono a norma. Magari lo stadio di Giarre era a norma per ospitare questi 1.000 tifosi, altri stadi no. Adesso comunque io mi auguro che a inizio ottobre si faccia chiarezza e tutti possano avere gli ospiti, cioè i tifosi allo stadio, perché diciamo questo calcio, soprattutto il calcio dilettantistico, è dei tifosi. Senza tifosi, diciamo, è triste, è una tavola della domenica senza la lasagna della nonna, quindi è Non si triste. può che essere d'accordo con questo ragionamento relativo al pubblico, specialmente nel calcio dilettantistico, rappresenta un aspetto troppo importante per essere tenuto fuori ancora a lungo
da quello che è il suo habitat, ovvero sia lo stadio. Passiamo alla promozione. Esordisco dicendo, e mi scuso con chi ci sta guardando, che purtroppo non abbiamo a disposizione per via di un problema tecnico il tabellone con il programma della seconda giornata sia per il girone A che per il girone B, però con Vittorio possiamo parlare tranquillamente di un girone A che in attesa del debutto della corazzata Resuttana San Lorenzo, che ricordiamo scenderà in campo contro lo Sporting Termini domenica, e per quello che sarà il primo incontro in campionato, ha riposato alla prima giornata la squadra di Mister Chinnici, le altre hanno già battuto un colpo. Il Casteldaccia ha vinto non senza faticare, ma comunque tirando fuori quelle che sono le sue armi, ovvero sia l'esperienza, la qualità dei suoi interpreti, ma soprattutto Mazzarese e San Vito, che sono quelle che noi a Sua Eccellenza abbiamo indicato come le possibili outsider per la vittoria del campionato o anche per un piazzamento playoff, sono partite a suon di gol. Diciamo che questo girone non posso, cioè nel senso faccio fatica a non essere di parte, ho diversi amici in questo girone a partire da Mister Chinnici che mi ha allenato tanto tempo nella mia esperienza qua a San Giorgio Piana e a cui faccio un grande in bocca al lupo per questo campionato e per l'esordio di domenica. Poi tu dicevi del San Vito Lo Capo, c'è Mister Dario Barrago che ha cominciato la sua nuova avventura, quest'anno si è tolto gli scarpini per indossare, diciamo, il fischietto, il cappellino da mister. Dario, diciamo, è uno che il calcio l'ha masticato, quindi diciamo, ha plasmato una squadra per come la vuole lui, una squadra che gioca a calcio, che attacca. La prima cosa che mi ha detto è: guarda, io ho fatto l'attaccante, voglio attaccare. Nel senso, quindi il San Vito si è visto già col Fulgatore, ha fatto 3 gol e ne ha preso uno. È una squadra votata all'attacco, una squadra che farà bel calcio e farà divertire tutti gli addetti ai lavori. Per quanto riguarda il Città di Casteldaccia, c'è il nostro direttore sportivo Salvo Orifici che ha costruito una corazzata, anche lui ha costruito una corazzata, lì ha, diciamo, attinto dall'ex Marineo, dal Marineo che è salito in eccellenza l'anno scorso, 2 anni fa, scusami, con Dario Ribaudo che ha già segnato all'esordio, quindi un'altra grande squadra. Non sottovaluterei la Mazzarese che aveva già chiesto il ripescaggio in eccellenza, ed è una squadra forte, una squadra che ha una società solida e che ha già fatto 5 gol all'esordio in casa del Master Pro Calcio, quindi diciamo la Mazzarese è una di quelle che darà fastidio, ovvio, inutile dire che Giampiero Clemente sposta gli equilibri, quindi ne può trarre giovamento soltanto Mister Chinnici. Quindi diciamo che Giampiero Clemente decreta le posizioni, diciamo, la partenza in pole position delle Resuttana San Lorenzo, però diciamo che non avrà vita facile, cioè non sarà il campionato dell'anno scorso, perché l'anno scorso il San Lorenzo, la Resuttana San Lorenzo ha vinto il campionato di seconda categoria, ma senza avversari. Quest'anno dovrà sudare un po' di più, perché questo campionato di promozione non è lo stesso della prima categoria dell'anno scorso. Ah sì, Clemente, però diciamo c'è chi lo farà sudare, e in questo Casteldaccia, San Vito e Mazzarese sono state costruite per quello, per far sudare le Resuttana San Lorenzo. E ricordiamo che già la settimana prossima ci sarà la prima resa dei conti tra Resuttana San Lorenzo e ASD Casteldaccia, perché ci sarà appunto lo scontro diretto sabato 3 ottobre in casa dei Nerorosa, e noi ovviamente saremo già con gli occhi ben puntati su questo big match assoluto, non solo della promozione, ma direi di tutto il calcio dilettantistico siciliano. Nel girone B invece, caro Vittorio, se c'erano due squadre che sono partite meglio, sono l'Acqua Dolcese, che tra altre cose quest'anno ha posto anche una fusione con il Rocca di Caprileone, e soprattutto il Gangi, che è una di quelle squadre dalle quali, per blasone, per storia anche recente, ci aspettiamo sicuramente qualcosa di importante. Allora sì, il Rocca Acque Dolcese, diciamo, dopo questa fusione last minute tra Acque Dolcese e Rocca è partito alla grande, ha battuto il Due Torri per 8-0. Vabbè, il Due Torri è sì una squadra giovane, però diciamo che comunque il Rocca Acque Dolcese ha fatto capire a tutti che il campionato che vuole fare, nel senso il Rocca Acque Dolcese non vuole scherzare, vuole giocare per vincere. Il Gangi negli ultimi anni, a partire da quando c'era l'allenatore Comito, ha fatto sempre grandi campionati, ha vinto in casa della Nuova Azzurra, sarà sicuramente come sempre tra le protagoniste. Speriamo che questo Gangi, dopo tanti finali playoff perse, tante finali di Coppa Italia perse, meriterebbe questo salto di qualità, perché ha sempre mostrato di non mollare mai. Attenzione in questo girone, perché c'è il Milazzo, secondo me è una squadra da tenere d'occhio. Per storia, per blasone, mi auguro che possa essere anche lei tra
tra le prossime pretendenti all'eccellenza. Sono assolutamente d'accordo anche sul Milazzo, altra squadra che tra altre cose credo che abbia pareggiato contro il Messano nel turno precedente, comunque dato prova di grandi qualità soprattutto dal punto di vista offensivo. Chiudiamo mostrando in rapida sequenza quelli che sono i programmi di girone C e girone D di promozione, quelli sì ce li abbiamo. Partiamo dal girone C che prevede Leonfortese, Ciclope Bronte, Città di Taormina, Val di Nisi, Club Calcio San Gregorio, Gimnica Scordia, Mister Bianco Calcio contro Catane Soccer, Atletico Messina contro Città di Calatabiano, Atletico 1994 contro Belpasso 2014 e Sporting Via Grande contro Città di Mister Bianco con il Motta che riposerà. Andiamo a vedere adesso invece il girone D di promozione, RG contro Mazzarrone, poi Avola contro Città di Comiso, Città di Cani Cattini contro Don Bosco 2000, Club Calcio Vittoria 2000 contro Priolo Gargallo, Megara 1908 contro Calcio Scicli, Modica Calcio contro Armerina, infine Sporting Eubea contro Gela con il Frigintini che osserverà il suo primo turno di riposo. Chiudiamo questo appuntamento di Eagle Sicilia. Piccola curiosità, Vittorio, tu sarai in qualche campo ad assistere a qualche partita in questa domenica? Purtroppo piccolo excursus che ti dico, diciamo, non c'entra niente, però come ti dicevo in privato, stiamo organizzando la prima categoria qui a Piana degli Albanesi con la San Giorgio Piana, quindi diciamo mi sto dedicando anima e corpo a questo progetto che tra l'altro vanta mister Giuseppe Ferrante l'anno scorso al Monreale come nuovo tecnico, diciamo ti do questa chicca, e quindi diciamo saremo impegnati in amichevole domenica con la San Giorgio Piana, quindi diciamo svestirò i panni da giornalista, domenica dovrò indossare quelli da finto calciatore, diciamo. Quindi, tra altre Da cose, scarso una prima calciatore. categoria che abbiamo visto qualche nome nei gironi, in particolare i gironi più vicini a noi, c'erano dei nomi veramente pazzeschi di squadre purtroppo costrette a farsi risucchiare per via di mancate iscrizioni come Albalcamo, come Geraci, ma che sappiamo essere squadre di primo ordine, ovviamente lì in mezzo c'è il San Giorgio Piana, a cui auguriamo attraverso anche Vittorio, le migliori fortune a partire da questa stagione. Ringrazio Vittorio Damiani di GolSicilia.it per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. Grazie a te, grazie a voi Francesco. L'appuntamento per Sua Eccellenza è per lunedì alle ore 18. Primi ospiti in studio, vi preannuncio che saranno i primi ospiti in studio. Non vi diciamo ancora di chi si tratta. In ogni caso, godetevi questo nuovo weekend di calcio dilettantistico in giro per la Sicilia e poi ci rivediamo lunedì a partire dalle 18 per riassumere quanto è successo sui campi di eccellenza e di promozione. Grazie per chi ci ha seguito, alla prossima!